Giro d'Italia nella sua storia, c'è un rapporto forte con il ciclismo perché tra l'altro è l'unica città italiana ad aver ospitato due volte i campionati del mondo. Tutte e quattro le tappe del Giro d'Italia hanno inciso nella storia del Giro. Il 10 giugno dell'84, forse la più famosa, la 20ª e ultima tappa di quell'edizione che vide il successo nella Suave Verona, tappa a cronometro individuale di Francesco Moser, che strappò proprio in quella ultima tappa la maglia rosa a Laurent Fignon. Poi il 3 giugno del 97, 17ª tappa del Giro con la vittoria di Mirko Gualli al termine di una fuga con altri uomini. Il 2 giugno 2007 l'arrivo della 20ª e penultima tappa, tra l'altro anche in quel caso una cronometro individuale, però che ha visto la vittoria di Paolo Savoldelli con Danilo Di Luca che ha difeso vittoriosamente la maglia rosa, di fatto consacrandosi vincitore del 90esimo Giro d'Italia. E il 30 maggio 2010 la tappa conclusiva del 93esimo Giro, anche in quel caso una cronometro individuale conclusa all'interno dell'arena, che ha visto il trionfo di Van Basso nella classifica finale, mentre il successo di tappa è andato allo svedese Gustav Erik Larsson per un soffio su Marco Pinotti. Come vi dicevo, Verona ha anche ospitato i campionati mondiali di ciclismo per due volte, nel 99 e nel 2004, in entrambe le circostanze tra l'altro si è imposto Oscar Freire. Nel 99 inoltre Damiano Cunego, che era ancora juniores, conquistò il titolo mondiale di categoria. Nel 2004 invece l'Italia si tolse una soddisfazione, se non altro visto che non arrivò la vittoria, con il bronzo, la medaglia di bronzo conquistata da Luca Paolini. E poi dalla zona di Verona vengono diversi ciclisti anche in attività, come Elia Viviani, uno dei giovani pistarde stradisti di maggior talento, unico azzurro tra l'altro a rappresentare l'Italia a Londra nel ciclismo su pista nella disciplina dell'Omnium. Andrea Guardini, velocista dotato di grandissimo talento, che ancora però stenta a mettersi in evidenza nelle gare più impegnative tra i professionisti. In arrivo la Française des Jeux al rilevamento intermedio dopo 9 chilometri, 10:24, terzo tempo per la formazione francese. Poi ancora Damiano Cunego, il principino di Cerro Veronese, vincitore della Giro d'Italia 2004, di 3 edizioni del Giro di Lombardia, di un Amstel Gold Race e molto altro. È nato in provincia di Verona anche Davide Rebellin, anche se in realtà ha sempre vissuto nella provincia di Vicenza, e tra le donne Paola Pezzo, due volte olimpionica di mountain bike. Questo per dire che il legame tra questa città e il ciclismo è sicuramente un legame molto forte. La Katiuscia, Marco, la squadra di Joaquin Rodriguez, che è uno dei corridori stranieri sulla carta più quotati per quel che riguarda la classifica generale, grande scalatore, predilige forse le salite più brevi, l'abbiamo visto quest'anno straordinario trionfatore nella Freccia Vallone sul Mur de Huy, però è un corridore che ha già ottenuto diversi piazzamenti, anche un quarto alla Vuelta a Spagna, anche a Giro, è entrato tra i primi sei, anzi tra i primi cinque, vista la decisione sul contatore, quindi insomma un corridore che può fare molto bene. Cosa ti aspetti da lui e cosa ti aspetti quest'oggi dal team Katiuscia? Sì, lui non ha mai fatto mistero quest'anno, già alle classiche del nord dove si è comportato molto molto bene, di puntare alla classifica generale del Giro d'Italia. Anche per lui e la sua Katiuscia quest'oggi sarà una giornata più che altro sulla difensiva, anche perché sono tanti gli scalatori che fanno parte di questa compagine, quindi quest'oggi non sono sul loro terreno ideale, anche se, voglio dire, corridori come Kuczynski, Ignatieff, lo stesso Kristoff, anche se vittima in occasione della prima volata in Danimarca di una bruttissima caduta, non è dato nelle migliori condizioni, ma hanno la possibilità comunque sulla carta di potersi difendere molto molto bene. Intanto abbiamo il passaggio delle Euskaltel Euskadi, 26:55 al secondo intermedio, con un distacco di 26 secondi dalla Gioia Mondiale che ha fatto segnare 26:30. A proposito della Netapp, la formazione che è appena partita, la squadra tedesca che ha disputato una grandissima settimana a Coppi e Bartali, c'erano state delle polemiche alla vigilia del Giro d'Italia, o perlomeno quando RCS Sport ha annunciato le formazioni invitate, perché secondo alcuni era una squadra che tecnicamente non avrebbe avuto le carte in regola rispetto ad altre squadre che un momento in cui si sono incrociate proprio nel tratto di strada in cui le squadre appunto transitano in entrambi i sensi, no? Nel corso dei 33 chilometri. Sì, la Katiuscia era all'inizio, mentre la G2R è praticamente nei chilometri conclusivi.
10:15 per la Farnese Vinis e l'Italia, miglior tempo, o meglio, a pari tempo con la Lamprey SD. Che è fin qui la sorpresa, Lamprey SD e anche Farnese, naturalmente alcune delle squadre più forti naturalmente devono transitare al primo intermedio e anche al secondo, quindi poi avremo un quadro più chiaro della situazione. Vi dicevo, della NetApp bisogna dire che poi hanno fatto grandi cose, soprattutto alla settimana Coppie Bartali con una vittoria nella cronometro a squadre. A proposito, nelle cronometro a squadre sin qui disputate, per la precisione sono 6, diciamo nelle corse più importanti: al Giro del Qatar successo della Garmin davanti a Omega Pharma e Team Sky, alla Tirreno vittoria della Green Edge su Radio Shack e Garmin, alla settimana Coppie Bartali la NetApp sull'Endura Racing e l'Androni, e al Giro del Trentino la BMC davanti a Astana e Colnago CSF. Adesso inquadrata la Movistar di Giovanni Visconti, ci raggiunge proprio Nino Minoliti, caporedattore della Gazzetta dello Sport, storico inviato del ciclismo per tanti anni al Giro e non solo al Giro. Benvenuto Nino. Buon pomeriggio a voi e a tutti. Allora, cronometro a squadra, un esercizio, ti piace la cronometro a squadra? Ma guarda, io penso che sia una specialità da apprezzare, diciamo, sotto il profilo tecnico, nel senso che richiede una sintonia e una preparazione e anche una, come possiamo dire, un'attitudine specifica piuttosto elevata. Non è una prova che può essere lasciata al caso. Poi se tu mi domandi se rappresenti la prova più spettacolare del ciclismo, ti dico di no. Non è. Però io penso che gli appassionati, quelli che vanno in bicicletta, quelli che sanno cosa significa pedalare gomito a gomito, pelo contro pelo, come diceva Roberto Poggiali, che era un direttore sportivo che si divertiva moltissimo a fare queste gare qui, si rende conto che insomma non è facile pedalare in una cronometro a squadre, quindi ha il suo significato. Quali sono, Marco, i segreti per disputare una buona cronometro a squadre? Non basta pedalare forte, no? No, bisogna avere una grande sintonia. Hanno ragione tutti quelli che dicono che le individualità nella cronometro a squadre rompono il ritmo e spezzano l'andatura, proprio per questa ragione, è il gruppo che fa la differenza. Attenzione adesso al Team Katiusha, primo intermedio, proprio Rodriguez in prima posizione, 10.03, 12 secondi di vantaggio per la formazione russa che ha nello spagnolo Purito Rodriguez il proprio capitano per la classifica generale, ed è sicuramente un avvio di gara confortante per la squadra russa. Ecco qua la classifica provvisoria dopo 9 km, Farnese Vini e Lampre a 12 secondi della Katiusha, poi la Colnago quarta a 18, la Française des Jeux a 21 secondi. Dopo appena 9 km già ci sono dei distacchi tra i 12 e i 20 secondi, quindi insomma distacchi significativi. E non oso pensare quando partiranno le migliori. Faranno su quel primo tratto medie che sfioreranno i 55-56 km orari, quindi sono tratti che le squadre migliori faranno a 56-57 km orari in alcuni punti. Secondo intermedio per la Lampre 25-39 è il miglior tempo con 28 secondi di vantaggio sulla precedente miglior tempo, 25-39 per la Lamprey SD, ma naturalmente la quarta squadra a transitare al secondo intermedio. Sì, no, stavo solo aggiungendo un particolare, che adesso noi vediamo cronometro a squadra di una trentina di chilometri, ma anche Marco Saligari ricorderà che negli anni 80, ma anche negli anni 90, c'erano cronometro a squadra, per esempio al Tour de France, un monstro. Rifornimento a metà cronometro. Sì, c'erano delle cose folli. Poi la cronometro squadre aveva allora soprattutto il significato di dare una specie di premio agli sponsor, perché era l'unico giorno in una grande gara tappa in cui tu chiamavi la squadra col nome dello sponsor, le inquadrature erano tutte riservate, cioè in un momento in cui fine anni 80, inizio anni 90 gli sponsor nel ciclismo cominciavano ad avere un peso specifico importante, il Tour, che è sempre stata una delle gare più attente a questo, all'aspetto, chiamiamolo così, pubblicitario, promozionale del ciclismo, faceva queste mega cronometro a squadre che
Dopodiché ci si rese conto che incidevano troppo alla fine sulla classifica individuale, che chiaramente per esempio gli scalatori risultavano troppo penalizzati. Allora si è dato l'abbuono. Bravo, allora si è dato l'abbuono, a un certo punto addirittura si era deciso di dare comunque, l'abbuono intende dire Marco che c'era un distacco fisso, cioè bravo. Chi superava sì. Una certa aveva... L'ultimo non poteva prendere più di un minuto esatto. E mezzo, tipo. Però poi chiaramente ci si rese conto che anche quella era una soluzione così non esattamente ottimale e quindi si è ridotto. Il giusto compromesso è questo, esatto. Arrivano diverse domande, allora una la rivolgo a Saligari. Simone da Mentana, qual è la migliore strategia in una cronometro a squadre? Cambi regolari, tenere il miglior passista il più possibile in testa, aggiungo io... fare la doppia fila, visto che si è in 9, oppure fila unica, e ancora ci sono delle squadre che a volte studiano proprio una gerarchia, alcuni corridori tra virgolette si finiscono e poi si fanno da parte, quindi tu quale tattica adotteresti? Beh, intanto fanno delle prove, le squadre migliori provano proprio simulando la cronometro, squadre vere e proprie, quindi da lì poi ricavano i dati migliori. Sicuramente io sono per la fila unica, quindi non la doppia fila, anche perché lì si gestisce molto meglio anche le individualità. Facendo la tirata singola, il corridore più forte si sacrifica di più tirando più metri e quello più debole invece ne tira molti meno. E viene più protetto. Diciamo. Quante sì. Cronospadre hai vinto con la Ariosteia? Due, credo. Non ricordo bene, ma credo di sì. Una alla Parigi-Nizza e un'altra che do al Giro d'Italia. Sì. Mi prendi un po' la spalla. Era una bella squadra quella lì, tosti. Sì, mi ricordo che ci fu una cronosquadra sul lago di Ganzeri, è possibile a Messina, quella che avevi vinto, no? Credo di sì, è proprio quella. Sì. Intanto c'è il primo team al traguardo, quello francese della AG2R La Mondiale, con un tempo di poco inferiore ai 39 minuti. Ricordo che il tempo nelle cronometro a squadre viene preso sul quinto corridore della formazione a transitare sulla linea del traguardo. Alto, questo è un tempo che sicuramente non sarà di riferimento. L'arrivo è ovviamente nel salotto veronese di Piazza Bra, 38:49, 51,3 la media oraria della AG2R La Mondiale, comunque una buona media. Ed è in pedana di partenza la Liquigas Cannondale, la formazione che ha vinto una cronometro a squadre al Giro d'Italia nel 2010, quando poi Ivan Basso vinse il giro. È una Liquigas che sicuramente ha lavorato molto sulla cronosquadra, ha Bodnar che è un ottimo specialista, lo stesso Longo Borghini e Sabatini che sono dei buoni passisti, poi ci sono degli atleti che vanno abbastanza bene sul passo ma che non sono dei grandi specialisti delle prove a cronometro, come Sylvester Schmidt, come Damiano Caruso, come Eros Capecchi, lo stesso Valerio Agnoli, e Basso che notoriamente soffre le prove contro il tempo. Marco, la Liquigas, tu hai detto prima che può fare bene oggi. Sì, io ho grande fiducia per la Liquigas di Ivan Basso e credo che nelle squadre meno dotate per questa prova contro il tempo penso che sia tra le migliori, quindi subito dietro alle grandi favorite di quest'oggi, BMC, Sky, Garmin, Orica Green Age, colloco senza ombra di dubbio anche la Liquigas di Ivan Basso. E allora siamo nella scia proprio della Liquigas Cannondale, ma prima che prenda il via l'Astana abbiamo una breve pausa.